Oh, bentrovati qui su Radio Tilica Hype Entertainment. Wyoming. Come state, ragazzi? Bentornati qui su Hype. Abbiamo un sacco di news, un sacco di cose di cui parlare, da Sanremo, Lil Baby, 21 Savage arrestati, Nerone, secondo posto di Mad Men, Tapiro, tanta roba. Adesso mandiamo subito questa, poi iniziamo. Girl, have fun. Bitch. Buongiorno ancora. Buongiorno, bentrovati finalmente qua su Hype Entertainment. Ok, dopo questo bellissimo intro direi di passare ai saluti. Bella a tutti, bella a Winston Gigi, bella Loritech. Come andiamo, raga? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come andiamo? Tutto bene. Siete in forma? Bene. Abbiamo un ospite qua che non so se si riuscirà a vedere. Sì, ospite, una delle persone più innamorate di Noceto. Sì, abbiamo Luca Pollo. Come stai, Luca? Normale, bene, meglio che meglio niente. Meglio normale, esatto. È stanco, è andato a nuotare oggi. Esatto. Allora, ciao, Luca. Io direi di iniziare a parlare soprattutto di tutto quello che è successo e tutto quello che sta succedendo in Italia in questi giorni, no? Direi proprio di sì. Parliamo di Sanremo, infatti. Il vogliamo... festival più acclamato. Io vorrei dire una cosa prima, no? Cioè, che qualche anno fa, se qualcuno fosse andato a Sanremo dei rapper, sarebbe stato super, super criticato. E invece quest'anno troppe critiche io non le ho sentite. No, cioè, nel senso, no, troppe critiche non da parte dei giornalisti, ma da parte della scena. Sì, del pubblico, di quello che perché io mi ricordo, c'era un tweet di Achille Lauro, che adesso poi ne parliamo di Achille Lauro, ma penso lo saprete già. Di Achille Lauro a Sanremo, c'era un tweet di qualche anno fa di Achille Lauro che diceva: se ti invitano a Sanremo cosa fai? Vado nudo lì e canto l'inno d'Italia. Però alla fine non l'ha fatto. Quindi, cioè... ma io credo anche perché ma l'abbia fatto per stuzzicare un po' diciamo che era comunque molto più estremo come artista Achille Lauro poco tempo fa. Beh, ma poi io comunque credo che adesso abbiano capito che anche un festival come quello di Sanremo può aiutare comunque a aprire le porte verso un mondo. Sì, ma infatti ci sono stati tantissimi... Cioè, un festival come Sanremo che comunque è visto da tantissime persone, anche gente che magari, ad esempio, Guè Pequeno, Achille Lauro, così non l'hanno mai sentito. Esatto. Una volta che lo sentono, magari, ti può portare anche nuovi ascolti. Cioè, un modo per aprire le porte. Esatto. Te, Lori, cosa ne pensi? Sono d'accordo con quello che dice Gigi, però... più che altro, secondo me non è proprio una bella vetrina per Achille Lauro, perché Sanremo è una vetrina per altro, un altro genere, per un altro tipo di tutto. Però secondo me può aprirti nel rivoluzione. Senso... però nel senso... può rischia di... Achille Lauro lì in mezzo rischia di... anche di... di stonare, sì, esatto. Il termine di stonare, esatto. Infatti poi ne parleremo, perché insomma dopo la sua performance è successo qualcosa, ne parleremo sicuramente dopo. Però parlerei anche di un altro artista che ha fatto, direi, molto scalpore, ha fatto una buona prestazione, che è Mahmood feat. Guè Pequeno, che probabilmente ho sentito in un'intervista che probabilmente la strofa di Guè Pequeno forse rimarrà solo per il festival, cioè che non la rifarà mai più. Quindi dava un tocco di... un tocco di classe. Sì, di luxury, di una volta e basta. E quindi, non lo so, per me è stata una buona prestazione. È piaciuta parecchi. Perché comunque lui, Mahmood non è proprio tipo rapper. Trombette è arrivato, non abbiamo le trombette. Facciamo le arti. È arrivato. Non lo vedete da YouTube, ma è arrivato Tanno. Bella Tanno, bella. Bella per te. Come stai, Tanno? Grande sfera. Bene. E niente, stavamo parlando di questo artista e volevamo mandare una canzone a proposito, no? Yes.
che non è questa che è uscita al Festival di Sanremo, perché tanto l'avete già sentita tutti, ma vi vogliamo far sentire un altro pezzo che avevano fatto loro, ed è il motivo della collaborazione, ed è Doppio Whisky, Fit Mahmood, Due Pequeño. Scusa, yeah. Bicchiere, bitch. A guardare con un doppio whisky double in mano, whisky. Double whisky o double Winston Gigi? Disponibile solamente nella versione deluxe di Sinatra, di Guè Pequeño. Esatto. Un double Winston Gigi è difficile. Sì, è merce sì, proprio sì. Di quelle... È merce rara. Rarissima. Cioè. Merce rarissima. Cioè, beh, la povertà di merce rarissima. Esatto. Torniamo a parlare di rap, e dopo aver citato Sanremo, che direi che... Ne abbiamo parlato abbastanza, no? Sei d'accordo? Basta. Sì, dopo ci affacchiamo. Ne abbiamo... forse non ho mai visto un Sanremo. Esatto. Sono sincero. Esatto, ma neanch'io. Neanch'io, perché... non è troppo... Non è solo perché genere. Non è il tuo genere, cioè. Esatto, non è il nostro quello, genere. Cioè, non è che è da criticare. Io quindi tornerei a parlare di roba che veramente ci interessa e che interessa a chi ci guarda, quei pochi che ci guardano. Ciao. quei pochi che ci guardano, che ci ascoltano. Esatto, che ci ascoltano. Parlerei di due arresti un po' particolari che sono capitati in questi giorni, cioè uno di Lil Baby e uno di 21 Savage. Di chi vogliamo iniziare a parlare? Gigi, decida. 21 Ok, allora chi è che vuole iniziare? Perché so che qua ne potremmo parlare tutta... 21 è arrestato, gabbiato in te, Tanno, ne sai qualcosa? Non so un cazzo. Ok, allora ti informerai adesso con chi vuole parlare dei due. No, dai, 21 Savage. Dai, parte Reggio, vai Reggio. Perché hanno detto che risiedeva illegalmente, per quanto? Gigi. Già da un po'. Ma da quando è piccolo? Da quando illegalmente, ma... Da un bel po'. Nel territorio degli Stati Uniti, lui essendo britannico. Esatto. E allora... Sì. Insomma, non aveva il visto, e allora... Però... Dopo così tanto tempo... Esatto, ma quello che dico io, cioè, nel senso, non è una roba... È una cosa fuori dal normale. Cioè, lui è super famoso. Sì. Cioè, da ormai 3 o 4 anni almeno è super famoso, se sì, non sì, tot, sì. 3 anni infatti almeno. Quello che ha poco senso è che te ne accorgi adesso, cioè nel senso, uno che comunque fa i soldi da un sacco di tempo, famosissimo, è in vista di tutti da un sacco di tempo, salta fuori adesso. Sì, infatti non so perché, a parte cioè, che senso... sono cambiate le leggi negli Stati Uniti, ho capito, però sì, okay, boh, secondo me quanto tempo è passato? Sono più di 10, secondo me se ho letto bene sono 10 o più anni. Beh, a parte che comunque secondo me paga le tasse negli Stati Uniti da anni, gli avrà dato dei milioni di dollari di tasse, che cazzo che vogliono? JC, hai visto? Haters never die. Hai visto JC che gli ha dato tutto il suo appoggio, ma tutti gli hanno il suo appoggio, cioè adesso trovandogli facendo... uno dei migliori, sì, ma che discorso è, ma poi lui paga le tasse negli Stati Uniti, gli ha dato un sacco di soldi, cioè gli fanno pure delle menate, sì, cioè sì, ma sconti, no, ma poi... ma dà da mangiare a 60 sì, persone sì, sì, che sì, cazzo sì, ne sì. So, ci avrà un team dietro gigante e fanno pure delle storie, no, ma è incredibile, alcune volte non ha senso, però vabbè, alla fine le leggi sono leggi. Esatto, e quando devono cagare il cazzo, cagano il cazzo. Esatto, esatto. E poi parlerei anche di 21. Di Lil Baby. Lil Baby, che questa è una news che ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove. È stato arrestato perché ha provato a scappare dalla polizia con la sua macchina. Perché, tipo, lui non aveva messo la freccia per sorpassare una macchina. L'hanno lampeggiato così, l'hanno detto di fermarsi. Lui ha detto: lui a quanto pare ha detto: esatto, accelerato. La polizia ha accelerato, poi l'hanno fermato e poi l'hanno arrestato perché non si è fermato all'alto della polizia. E c'è anche un video che girava su Instagram, appunto, di Lil Baby. Cioè. Fuck the police. Esatto. Fuck the police. E quindi niente, direi che negli Stati Uniti sono sempre molto più eccentrici, perché rendono sempre molto divertente tutto quello che c'è dietro la loro musica. Sì, esatto. No, ma poi riesco... alla fine diventa qualcosa un po' di divertente. Sì, ma alla fine è proprio come hype entertainment, è proprio loro solo entertainment. Cioè, è divertente. Ma io, cioè, è spettacolo. Io giro tutto su Instagram, no? Quando vai.
oltreoceano che vai da quelle parti là, cioè sembra tutto un teatro. Sì, no, ma infatti ti giuro, loro vedo anche, cioè, giri magari, sì, vedi, sì, delle parti, vedi delle tipe, cioè. Cioè, su, poi non so se in realtà sono così, su Instagram cioè, su tutti dei personaggi. Sì, cioè, sì, ma loro riescono. Tutti, ma. Anche se sei brutta, sei un personaggio e c'hai milioni di follower. Loro riescono sempre che a mandare. Long neck, come cavolo si chiama. Ne parliamo dopo, Gigi. Mandiamo subito questa. ANT 21 Savage, yeah. Devo dire che. Attenzione, l'album. Messaggio sul mio cellulare. Da Zazzera che dice: grande Gigi, ti voglio sposare, stai parlando del mio idolo. Ringraziamo Zazzo. Bella Zazzo. Bella Zazzo, un saluto a te. Sai che ho sentito il nuovo album, sì. Hyper 3 è uscito, ma proprio l'ho sentito tutto. Devo dire, allora, NE, che ha fatto uscire un video, NE. Zazzo, poi giovedì, infatti rimani in linea, bomba, Zazzo, che mettiamo secondo te, secondo me, la traccia che ti piace di più è... N.E. Aspetta, te lo giuro. N.E. Poi N-E. Io direi... E poi, lui ha fatto... L'album si chiama Hyper. Sì, vabbè. Hyper. Comunque, oltre a questo, lui ha fatto... Cazzo di ridi, Luca, c'è anche Pollo che ride nell'angolo. Pollo capisce nulla. Non so cosa tiri. Non so cosa ridi. E comunque lui ha fatto anche un featuring super interessante con Ame, che non so se lo conoscete. Quello che ha fatto. Ma cosa vuol dire? ha fatto un feat con Ame, che è quello che ha fatto una canzone che si chiama Entro nel Game. Che lui ha lui è uno, sta facendo un po' di crossover, sta mettendo insieme la techno e il rap. Infatti nel pezzo con Nerone, in questo album qua, c'è un featuring insieme a lui ed è molto interessante perché Ame 2.0, sì, perché fanno proprio un pezzo techno rap che nessuno ha mai fatto, no, ed è interessante. Non so se piacerà a molti, però è interessante. Un minuto di silenzio per Tanno che si sta facendo un set fotografico con la sua faccia da cazzo e sta pubblicando su tutti i social. Grazie, mi hai fatto bello. Beh, comunque in questo album di Nerone devo dire che per me lui è una bomba, cioè ho sentito tutto, le molte strofe mi piacciono, cioè ci becco. Beh, lui è bravo a rappare. Però alcuni featuring non li apprezzo, perché vabbè, non puoi mai apprezzare tutto. Vabbè, poi quelli sono gusti, però, sì, esatto, però giudicarlo oggettivamente è forte. Perché lui, io sono molto soggettivo. Cioè rappa, lui è bravo, cioè rappa bene, lui, non no, niente no, da infatti dire. No, infatti ho detto le sue strofe. No, Tanno, io voglio sapere un tuo giudizio ai microfoni su Nerone, lo conosci? Sì, no, poco. Conosco, ascoltato. Mai ascoltato, però. No, diciamo, come salgo in macchina, non è che metto Nerone. Ok. Quindi lo conosci così di nuovo? Lo conosco, qualche pezzo l'ho sentito, sì. È forte. Godo molto di più quei mezzi freestyle che fa tipo su Real Talk. Ok, sì. Diciamo che l'hai sentito e non l'hai ascoltato. L'ho sentito, non l'ho ascoltato come andato. Sì, sì, esatto. Beh, io lo mandiamo senza aggiungere altro. Alla fine lasciamo parlare la musica, no? Alla fine siamo qui per far parlare la musica. Allora la mettiamo. N.E. Nerone dal suo nuovo album. Ti spiego perché. Allora, io sto parlando. No, non spiegare che è meglio, va. Ho una situazione in testa. Vuoi spiegarci la situazione in testa? La voglio capire da anni. Vai, continua. E appena continua. Ti muovi, no? Mi distrai, mi fai gesti così, vado comincio a cucare. Dai, vabbè. Beh, bellissimo il video. Bellissimo quando sono davanti che scommettono sui cavalli. What a style for Drake. Stai zitto, Drake guarda. Guarda Mick Mill, gli fa Watch for Watch, bellissimo. Sì, ma a me piace la tirano. Il video mi ha fatto impazzire. Poi c'hanno uno stile, ma poi tutti, il problema è che tutti c'hanno uno stile incredibile. Sì, c'hanno stile perché, cioè, nel senso, chissà quanto è costato quel video. Fatto, cioè. Oh no? È in 8K quel video. Siete d'accordo, sì, figa? Sì, è in 8K. Infatti... Neanche in 8K, in 8. Non è che si sono portati a metterlo.
E te te lo permetti, Shimnit. E quindi questo video, però, a dire la verità, poi dopo loro hanno fatto uscire con questo video un remix che però a quanto pare non è ancora uscito. A quanto così pare dovrebbe uscire nei prossimi giorni, perché troviamo soltanto Going Bad feat Drake, ma non si trova. E cosa ne pensate invece, secondo voi? Perché vi ricordate il motivo del dissing che c'era tra Drake e Meek Mill? Per quello avevano discusso, e Drake gli ha detto: te ti fai il tour internazionale usi la tua ragazza, che era Nicki Minaj, che faceva il tour internazionale, e lui gli faceva le aperture. E quindi diceva: tu sei solo buono a fare le aperture. Meek Mill non l'ha presa bene, cioè. E quindi dopo soprattutto parliamo anche di una cosa che è successa di 69, che si è dichiarato colpevole, ed è successo veramente, veramente un casino. Noi non ne possiamo fare a meno comunque di questa canzone, e la mandiamo. Going Bad feat Drake. Still going bad on him anyway. Saw you last night but did it right. Way. Oh. Sì, Going Bad feat going Drake, Meek Mill. Cosa vuol dire Going Bad? Gigi. Oh. Oh. Un attimo, l'uomo sta instagrammando. Instagrammando, bello. Blackout di 30 secondi. Chiamate di Lenel. Era rimasto nella sua situazione. Bravo, Tanno, vedi. Quando sei nella situazione devi scegliere. Esatto. Fanculo di distrazione. Fanculo di... Va bene, dai, oggi va così, raga, non ci possiamo fare nulla. Oggi siamo tanto stupidini. No, Gigi, sei te che c'hai quel che non va. Comunque... Oh, bello, meglio così che ho morto. No, ma infatti tutta la vita, infatti meglio così, assolutamente. Oh, bello. Allora, dai, torniamo a parlare, facciamo i seri, per favore, No. No, facciamo i seri. Parliamo di un argomento importante che a molte persone sembra quasi che non... Cioè, non, molte persone hanno il paraocchi davanti appunto agli occhi. e non si rendono conto di quanto siano importanti gli streaming. E questo ne dà la prova appunto dell'argomento di cui vogliamo parlare adesso, che è il secondo posto di Mad Men in classifica Fimi. Senza avere stampato alcun CD. Cioè, questo è un chiaro segno. Che poi, vabbè, gli addetti ai lavori, i giornalisti, quelli, non so, quelli che si interessano ancora soltanto alla cultura del pop, capito, italiano, non vogliono crederci. Però questo è un palese esempio di come non servano più i dischi. Allora, no, quando un prodotto è fatto bene, venduto bene, soprattutto è fatto bene. No, cioè, infatti, cioè, ma non servono più. Il riscontro positivo ce l'hai. Non servono più i dischi. Cioè, c'è gente in America che vive solo con grazie mixtape. Solo grazie a quello. Ha fatto milioni grazie solo a mixtape. Loro, a differenza poi dell'Italia, diventano anche famosi su SoundCloud. Sì, in Italia SoundCloud non è così forte. No, in Italia non lo usa nessuno. Però... Stati Uniti. Pollo dice di sì che lo usa. Lo usavo per ascoltare Antonio Romanazzi. Sì. Hai presente chi è? Tipo lui. Però ho capito, molti artisti lo mettono su SoundCloud, però in Italia hai veramente poco riscontro. Te, Pollo, che parli sempre dalla dietro e dici le cose. Lui c'è il paraocchi. Tu ce l'hai SoundCloud, no? Quante volte lo apri al giorno? Ma se dice una non ci credo. Massimo due volte almeno. Quindi vedi che eri fuori proprio contesto. Io ho detto che si usa, non che si ha. No, vabbè, però grazie Luca per il tuo intervento. Sei sempre molto gentile. Non sarai mai più invitato a una puntata di Radio TV. Ciao e grazie. Ciao e grazie, puoi uscire. C-
ci vediamo a centrale prossimamente. No, comunque, SoundCloud in Italia non funziona, cioè nel senso la gente ce l'ha, però non funziona. Magari forse in Inghilterra un po' di più, ma negli Stati Uniti, cioè tipo tutti i rapper che sono usciti, i giovani sono usciti da SoundCloud. Solo per ascoltare il nostro Doc Costa, il nostro amico, esatto, followate Doc Costa. Incredibili a Londra. Doc Costa da Londra, un talento italiano. Oggi ho avuto un dissing, esatto. Oggi ho avuto un dissing con Doc Costa. Sì, te hai avuto, sì, ho avuto un dissing con Doc Seguite Costa. Seguite Doc Costa su Instagram. Costa. Doc. Non mi ha più risposto. Non ti ha più risposto. Ma c'è un sacco di follower, non c'è tempo di rispondere a te. No. Ci ha provato anche lui con questo argomento. Dopo è stato. È stato un dissing rapido, però bellissimo. Esatto. Finito in risate, devo dire. È finito in risate. Però. Comunque, Madman. Secondo posto, ragazzi. Esatto, cioè, ma. Box, secondo me. Madman. Da quello che ricordo io. Però non serve proprio più la secondo me ormai il disco. Cioè non ha proprio più senso. Sì, ormai è palese ormai. Cioè nel senso è solo. È passata di moda. È cambiato il mercato. È solo ormai veramente solo per i collezionisti il CD. Sì. Come vinili, diventeranno come vinili. Infatti, secondo me avrà un valore devastante per i collezionisti. Invece, però, secondo me, la cosa migliore da fare, tipo, è togliere i CD e tenere vinili e audio, perché ormai i CD cosa servono? Cioè chi li ascolta più? Cioè ormai ascolti solo su Spotify, o se no, se vuoi una roba tipo da collezionista ti tieni il vinile. No, sei d'accordo? Per i CD. Sei d'accordo, Tanno? Assolutamente sì. Esatto. A me fa un po' ridere che tipo quando è uscito il vinile di Sfera e Basta, perché subito ho pensato chi è che lo ascolta sul vinile. No, ma lo fai per collezione, lo ascolterai tipo due volte nella vita, forse neanche, però... Neanche, non lo apri neanche. No, lo esatto. Tieni lì, esatto, bravo, esatto, c'hai ragione, non lo apri neanche, però vabbè, alla fine però c'è gente che ha voglia di spendere tutti quei soldi e... Infatti bisogna fare, infatti se li vuoi fare lo fai perché c'ha voglia di spendere i soldi. Esatto. Diventa una passione. Torniamo a parlare dopo di streaming. Aspetta Gigi, ne parliamo dopo. Tieniti tutto per dopo, perché mandiamo questa bomba. Uova d'oro Fit Lil Pim e Mattama. Te le fa pollo le uova d'oro. Una testa. Siamo in tre bocci. Atto di forza. Ciao Matti Giacomo. Ciao Jack, tutto bene? Ti vedo sempre in forma, eh? Sempre soprattutto sorridente. E questo è importante. Esatto. Infatti sono molto felice di essere tuo amico. Esatto, pollo basta. Ma pollo è quell'angolo lì da 45 minuti. Cioè, non commentiamo le condizioni, perché è meglio non commentarle. Prima l'angolino. Tibia oggi ci ha abbandonato. Tibia oggi non c'è, infatti lo salutiamo. Bella Tibe, bella. Sta dormendo, l'ho sentito. Ma c'erano Bossi e Sacca che dovevano fare una punta 0-3. punta 0-3. Ma non li ho ancora visti. Aveva scritto punta 0-3. Va bene, dai. Comunque, sì, adesso un pezzo non nuovissimo, però appena uscito da due mesetti. Bigger than you, Drake and quello. Hype Entertainment. Gang. VIP the line. This shit bigger than you. VIP my squad. Drop off all the game. Bigger than you, yeah. Bigger than you, yeah. Solito quesito. Bigger than you, yeah. Why you mean? Yeah. Cosa vuol dire Gigi, bigger than you? Più grande di te. Ehi. Oh my goodness. Sta studiando. Ma bello, Gigi, ma bello. Studiando, ecco, se io comincio a farti tradurre questi cinque nomi, che sono queste cinque frasi che scritte qua, questi cinque titoli, me ne sai tradurre al massimo due. Ehi. Tre. Ehi. Perché due sono nella stessa canzone. Ehi. Dai, vabbè, stiamo calmi. Torniamo. Basta di non sì, dai, super. Come due professori di Harvard che insegnano inglese. Letteratura classica inglese, si sfidano i due mancava i due professori. Mancava Eminem, ed è tornato. Ed è tornato. Parliamo di infami. No, per me non è un infame, però è stato accusato di infamità. Infatti, lo sai. Io dico una cosa: se vai in gabbio, non esce vivo. Dici? Dico sì, e lo seccano dentro. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del ormai ex famosissimo 6ix9ine.
Quel, se non ve lo ricordate, l'uomo più colorato al mondo. È quel rapper tutto colorato, sì, con i capelli lunghi, tutti colorati, colori diversi. Pollo, te lo ricordi? Ma sei uscito con lui l'altro giorno? Sei uscito con lui, figo. No, è andato un attimo in gabbia e poi è uscito. abbiamo parlato di 6ix9ine per tanto tempo, però adesso lui è in carcere ed è stato accusato da molti rapper, tra cui Jay-Z, Meek Mill e altri, di essere un infame, perché ha collaborato con la giustizia, cioè si è dichiarato colpevole, e quindi hanno scritto un sacco di offese nei suoi confronti. Dicevi di essere uno di strada e parli con la polizia, e poi là ci tengono da Dio, no? Quindi ha avuto molte critiche, poveretto. La sua discesa, però esagerano come sempre, bene, senso, chiaro. Però negli Stati Uniti collaborare con la polizia vuol dire dichiararsi, cioè è una cazzata. Ma lo sai che no, ma non è, perché lui si è dichiarato colpevole, e quindi dichiarandosi colpevole si farà meno anni di carcere, e quindi, capito, tutti l'hanno visto come, cioè, chi fa così usa una scappatoia, ma a quei livelli lì, no? Perché lui diceva: io sono della gang, non tradisco mai, che poi lì ci tengono da Dio ste robe. Ma poi ho sentito, comunque, ma poi la parola gang lì è molto, cioè qua in Italia si usa gang, ho sentito cioè, che abbia parlato. Nominare il nome di gang in vano. Quindi cioè, lì ci tengono, e boh, hanno buscato. Ma poi ho sentito che oltre a quello comunque ha detto anche certe cose su le gang di cui lui faceva parte, cioè ha parlato di certe persone, di certe cose che era meglio di, cioè, che se tenesse proprio. E quindi ha preso un sacco di nomi, poveretto. La sua discesa è ancora più ripida della sua ascesa. Però adesso è uscito, ho visto un video con la Cream. Sì, però, cioè, nel senso, comunque si farà un bel po' di anni, e cioè, tutta dicono la parte bella della sua, la parte bella della sua vita sicuramente la perserà in carcere. Poteva farsi più cazzi suoi, 8 farsi capi qualche ti sei dichiarato colpevole, 8 poteva capi farsi accusa, qualche milioncino in meno, e poteva fare una vita più tranquilla, no? Chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, no? Jack, c'ho ragione. Dai, non abbiamo già parlato troppo di 6ix9ine, speriamo non passi troppo tempo in carcere, speriamo per lui. Matteo, a te ti interessa di 6ix9ine? Per voi. Mettiamo Billy 6ix9ine. Questa canzone di Designer, che è sparito. Sparito dalla circolazione. Un album. Sì. Ed è sparito dalla circolazione. Doveva uscire l'altro. Non è più uscito. Sui social adesso l'ho smesso anche di seguire. È vivo. Sì, no. Basta. Sì, perché mi aveva fatto incazzare che non aveva fatto uscire un album che ci ha detto una canzone di Devasto. Qualcuno lo fa quel periodo. Sei rimasto offeso sì, da. Esatto. Ma sai che molte volte non è colpa loro, è colpa magari degli accordi che hanno, della casa di discografica, cose del genere. Sì, no, ho capito, ma. Reggio, non però ti è andata giù, non ti è andata giù. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Ma più che altro anche per lui, dico, perché è un artista che poteva sfondare. In realtà fa molto di più, e se adesso è nel nulla non si sa dove sia. Secondo me invece lui sta più puntando sul mercato asiatico. Dici, perché? Sì, perché lo vedo sempre che è in tour, tipo ma in Australia, vanno, anche in Rai vanno Giappone. Molto, ma molti vanno da quelle parti lì. Ho notato che ha preferito andare più su comunque da quelle sul parti mercato lì, lo ascoltano un po' di pop. No, figa, lì l'ascolta da Dio. Lì di brutto, quando fanno i concerti ci sono i pieloni. Cioè, sì, sì, no, lì l'ascolto. Poi ovvio, ne fanno magari, tipo magari in Giappone ne fanno 2, in Europa ne fanno 10. Quindi è ovvio che magari lo riempi di più. Non lo so, però sto parlando senza sapere, quindi non saprei dirlo. Vabbè, comunque, detto questo, Gigi ci ha proposto questa canzone, Winston Gigi, ci ha proposto questa super song, Gigi. E ce la vuoi un attimo anticipare prima di mandarla e farla ascoltare ai nostri radioascoltatori? Ma sai che io l'ho sentito casualmente su Instagram, e quindi subito mi ha colpito, ma poi il fatto che, vabbè, sono di Brescia. Ok. Però alla fine anche nei loro testi, cioè, non so, messo, si chiama stupido freestyle, ma stupido c'ha un senso dietro. Okay. Ascoltatelo. Ok, ok. Per okay. me è una bella bomba. Allora annuncia a te, Gigi. Stupido freestyle di 6ix9ine. Gang.
Pablo, non ti cago. Stupido freestyle. Un minuto e 45 di freestyle. Stupido. Sono di Brescia, stupido. Ma sì, dai, non li avevo mai sentiti. Sicuramente sanno rappare. Speriamo di sentirli sempre più spesso, insomma, come tutta la musica in generale. Ma sì, spazio, alla fine dipende da loro, dipende. Aprite le porte. Bisogna poi vedere chi riesce ad arrivare, tornando a parlare di Sanremo, chi riesce poi ad arrivare anche comunque a palchi importanti come quello, no? Sì, e chi riesce a farsi criticare. Esatto, perché cos'è successo, Gigi? Te che ci hai... Ad Achillone. Esatto. Cos'è successo? Raccontaci un po'. Su Striscia, adesso non ho presente quando, però in questi giorni gli hanno consegnato il tapiro. Esatto. Dicendo che Rolls Royce, la canzone che ha cantato a Sanremo, inneggerebbe alla droga. Cioè, lui nella sua canzone ha usato tantissimi nomi di artisti, anche di calciatori, tipo Paul Gascoigne, balle varie. Ma sono tutti, come dicono loro, cioè, tutti artisti che comunque sono legati... Hanno avuto problemi con la droga, hanno avuto problemi di alcol, sì. Che Rolls Royce in realtà sia l'ecstasy, no? Sì, ma comunque non vedono sempre... Lui però ha fatto benissimo, che ha fatto tutto il tempo ad andare a stare lì del tonno. Diciamo che... cos'è che ha fatto? Ripeti. Ha fatto del tonno. Del tonno, diceva... Il tapiro dovrebbero darlo a te perché sei uno dei miglior tonni d'Italia, tipo roba. Ma io devo dire la verità, mi sono accorto di questa cosa un po' a caso. E ho letto Instagram Stories di Mischilla, che tipo ha fatto lo screener su Twitter, sulle Instagram Stories, e c'è scritto: stanotte ho fatto un incubo, ero Valerio Staffelli. E quindi mi ha fatto molto ridere, e non ho capito perché, pensavo ci avesse con Striscia a caso. Poi dopo, perché non ho visto Striscia dopo, ho scoperto che in realtà era riferito perché è andato da Achille Lauro. Ed effettivamente, da come sembra, ogni tanto Striscia cade nelle banalità, cioè... Ma non, cioè... Io credo, da quello che vedo nell'ultimo periodo, ma non solo Striscia, cioè chiunque faccia notizia, comunque, quando si parla di rap così, o si sgarra sempre, cioè si va oltre quello che si dovrebbe dire in realtà, sì, esatto. E poi si fanno delle figure di merda, esatto. Oppure si dice tanto e non si dice nulla. Cioè, è sempre così. O dici troppo e sbagli, o dici troppo e non dici nulla. Chi Jack, vieni ai microfoni e intervieni. Perché il plagio è stato accusato. Ecco, io sai che in realtà di questa roba, non seguendo tantissimo, non ero a conoscenza, e tra l'altro me l'hai fatto sapere te prima. Ma te sai di plagio riferito a che canzone? La canzone rock degli anni 80, che adesso sì. Ok. Magari settimana prossima magari risolviamo questo enigma, che vedremo e constateremo in radio in diretta se vero o no. Grande Jackson Martin. Avremo qua in esclusiva, soltanto per Radio Etilica, a gratis, anzi ci dà lui 100 euro. Esatto, ci paga lui per Achille qua. Lauro, bam bam bam. Sarà interpretato da Luca Pollo. Oh yes, da Luca Pollo. Niente, raga, io direi che ogni tanto in TV devono sempre cercare la polemica, giusto per far parlare, sì, di loro. Voglio farla anche la polemica. E in questo caso, vuoi fare sempre la polemica? Di plagio. No, no, polemica. Lo so, perché lo so, vado... stato, se l'hai letto, sai che è stato accusato di plagio? Incredibile. I più due Nador, quelli che stanno facendo più casino in questo momento, più Nador del mondo. Dai. Non so se... quella Hot Twist, come cazzo si chiama? Hot Twist di... Ma di chi? Di Gallagher e Traffic. La base che ha fatto Ian Gotti è stata completamente, ma ti giuro, perché adesso sono andato a sentire, completamente copiata da uno di quelli producer americani che fanno tipo gli How to Make Beat di Playboy Carti. Ti fa vedere come si fa il beat di Playboy Carti, no? Ti fa un beat nuovo, te lo fa vedere come si fa, sì, mentre lo fa. No, ma è uguale. Suoni uguali. Il tempo è quello. È uguale, identico, sì, spiaccicato. Sì, sì. Ma. Vabbè,
queste cose non le apprezzo. Quei personaggi lì piano piano stanno sempre perdendo un po' più, cioè dopo un po' stancano, soprattutto in Italia, perché non siamo negli Stati Uniti. Ma infatti loro il problema è che vogliono fare molti Stati Uniti, come dice Jamil, vogliono fare, com'è che hanno detto, che vanno in galera, prendono la cauzione, che però la cauzione in Italia non c'è. Infatti, ma loro se la raccontano un po', pensano di vivere negli Stati Uniti e vogliono sparare, ma purtroppo in Italia non si può sparare come negli Stati Uniti. Esatto. Noi per parlare di questo mettiamo questa bomba di designer. Shoot! Noi possiamo fare questo. Hype Radio. Oh yes, tachicardia qui su Hype Radio, sono le 17.09 e ormai abbiamo... continua, non fermarti mai. Sai che mi ricorda? Gianni Bismarck al palo. È vero, sì, anche a me ecco, Gianni Bismarck era questo al palo. Sono troppo allenato per farlo, potrei andare avanti per sì, no, ma sappiamo che sei l'unico che si salva coi polmoni, infatti. Pollo sta dicendo fottiti, ce n'ho più io di fratto. Vacca, da botta ha detto così? Beh, Pollo oggi ha fatto 35. Risponde col cazzo più io. No, raga. Tatto, polmoni d'acciaio. Oi, calmo con le accuse. Stai molto tranquillo. Dai. Allora, parliamo invece di un artista che citiamo sempre pochissimo ed è Mondo Marcio. Esatto. E poi vorrei anche parlare di due personaggi che di solito vengono sempre citati poco. E uno è Green, che sta uscendo sempre con della roba nuova. Voi conoscete Green? Non lo conosco. Ho sentito qualche pezzo, qualcosa. Però non molto. Non molto. Sai, io sull'Italia, a parte alcuni non è che mi interessa. Non ti interessano. A parte i classici, i soliti. Uno per impressionarmi per me deve essere una bomba. Esatto. Se no non l'ascolto, punto. Ah, ok, ok. Cioè sono così. Sono tutto o niente. E comunque il discorso era su E-Green, che è un artista che negli anni, inizi 2000, fine 90, era molto di spicco della scena hip hop, e adesso invece sta facendo un progetto che però purtroppo lui cerca sempre di avere più follower, così più successo, però ormai è troppo ormai è rimasto al pubblico vecchio precedente, no? E si fa fatica. Cosa ne pensi di Mondo Marcio? Sì, esatto, appunto anche di Mondo Marcio ne volevamo parlare. Cosa ne pensi un po' di che si fa fatica, no, a passare da una generazione a un'altra? Se magari non rimane è quello. Cioè nel senso come tipo Sfera Ebbasta, Dark Polo Gang. Esatto. Ma loro già erano nati dentro. Esatto. Bravo, hai detto la cosa giusta, però fammi parlare, stai zitto un attimo. come ha detto Reggio, loro sono nati, arrivati quando è esploso questa cosa, no? Esatto. Uno come Gua Pequeño, da una vita che però non ha mai avuto in pratica pause durante tutta la sua carriera, cioè ha continuato a fare roba, è riuscito ad adattarsi a questo cambiamento. Datemi un tubo. E Green non è riuscito ad adattarsi. No, non è, ma ti puoi adattare alla fine, perché lui non è riuscito. Secondo me. Io come ti ho detto invece puoi adattarti, perché la canzone trap se la sai fare un attimo la puoi fare, la può fare chiunque. È il momento magari, però non lo vuoi dopo fare tanto, magari non lo vuoi fare, però io esatto. Credo che anche dopo tanti anni che comunque rimani nell'ombra, rimani nel buio, così anche la gente poi si scordi di te, cioè nel senso ovvio che se io sparisco dieci anni, magari quello che c'ha 35 mi ha ascoltato, arriva quello di 18, mi guarda e mi dice ma tu che cazzo sei? E non ti squassa. Cioè, invece, come ho detto appunto, uno come Gue da un treno di anni che c'ha, sempre fatto roba, sempre è stato sul pezzo, sempre rivoluzionato, sempre fatto e portato roba nuova, ed è ovvio che comunque sia conosciuto.
dal Gaga è nato nello stesso periodo di Agri. Dal Vangelo secondo Gigi, la sua teoria sul successo. Ricordate che le mie teorie, ragazzi, mettiamo, spesso non sbagliano. Mettiamo Sauce, XXXTentacion. Facciamo. Ehi. Ti rubo la bitch, hey. Ti rubo la bitch, hey. Ti rubo la bitch, hey. Bello questo siparietto da Gigi. Ti rubo la bitch. Bravo, hey. Come on, guys. Ti rubo la bitch. Ehi, hey, Gigi, presentaci questo pezzo che hai appena messo dal tuo telefono e parlacene un po'. Dai, a questo Manny punto Fresh, introducici l'artista di cui vogliamo parlare. Vai, vai Gigi, tutto tuo il palco. Bello figo. Bello figo che uscirà l'album a brevissimo. Uscirà l'album, se non sbaglio, nel periodo di San Valentino, 14 febbraio, perché lui ci tiene al marketing, esatto. San Valentino, Trombo a facoltà. Alla figa bianca ci tiene. Trombo a facoltà. L'album più atteso del 2019. No, io so già che quando uscirà me lo ascolto tutto. Ma sarà sì, ma il mio se lo ascolti, sì, tutto il mondo. Tutto il mondo se ne ascolta. E grande rispetto per Gucci Boy. Anzi, se ci senti, se ci ascolti, vieni, sei pure invitato quando vuoi. Sì, io mi prendo detto, io mi prendo anche la libertà. Scemi, sono io che me le trombo tutte a facoltà. No, la Marti non vuole ascoltare queste cose. La Marti non vuole ascoltare. Ferma tutto. Marti, metti le mani sulle orecchie. Purtroppo siamo near Pollo, siamo live, quindi chi ci ha ascoltato ci ha ascoltato. Mi dispiace per te, Pollo. Mi dispiace. Il tuo segreto è stato scoperto. Eh? Siamo tantissimi, non te lo dico, cazzi tuoi. No! Cosa hai detto? Spero che chiuda questa radio di... No. Bando, hai sentito? Figa, digli qua, non sei più invitato. Pollo, te lo giuro che non vieni mai. Pollo. Non vieni mai più, non vieni mai Daspo più. Daspo da Radio Tica. Sì, Daspo da Radio Tica, che ormai siamo abituati. Gucci. Proprio quando stiamo parlando di bello figo. E Manny Fresh. Non c'è diffidato. No, qua ho tutto niente, come ho già detto. Quindi Gucci Boy col suo nuovo album, speriamo. Fit, bello figo. Io però non ho mai capito una cosa di Gucci Boy. Cioè, vabbè, perché, ma tanti non hanno capito tante cose. Perché non è riuscito a come dire. Con parole tue? Sì, mi ero un attimo incantato. Come mai non è riuscito ad alzare il livello della sua. Della sua musica, cioè sempre gracchia sempre, cioè, non so perché, ragazzi, dici, cioè, che lo fa apposta, dici un ragazzo di colore, vabbè, ma cosa c'entra? No, scusa, ma dici... basta che vai in uno studio fatto bene e paghi 20 euro ma all'ora ci sta, al tipo. No, ma il suo marchio di fabbrica, oh, ah, marzo. Dici che è proprio ci fatto sta. Apposta, ma ci sta, cioè alla fine io quando lo ascolto se lo dico sì, vabbè, ma è anche un po' migliorato forse rispetto a tanti tempi. Sì, no, io non volevo essere, cioè, nel senso che a volte i ragazzi di colore si accontentano proprio di certe, sì, cose. No, volevo dire quello, ma all'inizio non è che... beh, chiaro ovviamente, cioè, volevo precisare, però... per malintesi, sì, perché sì. Ecco, non volevo finire come Sanremo, esatto, no fai bene a precisare, ma lo precisiamo, cioè è scontato, però per me è grande. Comunque oltre a questo, cioè, nel senso, c'hai ragione in quello che dici, ma come tutti i ragazzi magari che iniziano, no, in generale magari si accontentano, però visto che comunque adesso lui ha un po' di follower, ha un po' di gente che lo segue, comunque c'è dietro qualcuno che comunque c'è il manager, così alla fine, cioè, andare in uno studio di registrazione e pagare 20 euro all'ora, cioè la potrebbe fare, capito? Cioè, nel senso, soltanto sì. Che secondo me non io lo aspetto... fa, come dice Gigi, per tenere un po', cioè... secondo me ci potrebbe un po' manco di fabbrica. Io aspetto il video ancora di Vado in Stazione. Devastante. Quello era devastante. Esatto. Poi la lascia anche Donald Trump di Gucci Boy, devastante. Sì. No, ma lui, c'ha il super. Anche Burger King, non so, c'ha il super. Ci sta. Ma il video è già fatto bene. Prima faceva anche video di merda. Adesso, però, almeno i video basta li ha alzato il livello. Basta col tonno, comunque, incredibile. Ma come non pago affitto, cioè. Incredibile. Fatto col quello. Telefonino del 2007. Non pago affitto. No pago affitto. Parlando di Gucci, mettiamo questa super bomba di due artisti che rispetto molto, Vegas Jones e Demi Skilla, Gucci Bands su Hype Entertainment, Radio Tilica, gang. L'ho vista, era bella e carina. Tu Gucci, Gucci Bands qui su Hype Entertainment, Radio Tilica.
tutti eticolati. Amy Schilla, Vegas Jones, qui su Hype Entertainment. Oh, ragazzi, ormai abbiamo veramente pochissimi minuti, vogliamo soltanto parlare delle ultime news che abbiamo avuto fino adesso. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Dove fai, Gigi? Ma che lavoro è? Ma cosa c'hai? Fermatelo. Oggi sono Mi stavo già preoccupando fosse un problema tecnico, in realtà il problema c'è dentro la tua testa. Perché adesso purtroppo non possiamo farci nulla. Non possiamo farci nulla, no. Io sono tuo padre. Parliamo di due cose, di due cose che sono uscite, le ultime due news di questa giornata qui. Questa settimana si chiude con queste due news, cioè parliamo di Lil Pump e di A$AP Rocky. Lil Pump col suo video e A$AP Rocky col suo video. Parliamo di Lil Pump, che A$AP Rocky è un po' che esce con dei video e solo video, perché esatto. Canzoni boh. Basta, ma che pensione. Secondo me fa bene, solo video, che cazzo ne frega, tanto ormai gli album cosa servono? Ma servono sempre meno, però vabbè, ci sta comunque racchiudere sempre qualcosa in un progetto. E oltre a questo, Lil Pump invece ha spaccato l'internet totalmente col suo video, che poi tra l'altro vi anticipo già, subito dopo andremo ad ascoltare questa bomba, perché veramente se ascoltate la nostra radio non potete non ascoltarla. Quindi Lil Pump, sicuramente la ultima uscita, non ve la toglie proprio nessuno. Però tornando agli ultimi discorsi e poi dopo Lil Pump ci salutiamo. Cosa ne pensi di Lil Pump? Quanto pensi che potrà durare, Gigi e Lori? Rispondetemi a questa domanda. Se non fa il matto come 6ix9ine, perché anche l'atteggiamento e come si dice? Il modo di fare. L'atteggiamento e anche come l'aspetto, anche volevo dire. È molto simile a 6ix9ine e spero non faccia come lui, ovviamente. Esatto. Spero solamente che non faccia però Gigi. Io sono convinto che anche lui, come era successo a 6ix9ine, a un certo punto dovrà fare un attimo uno step, cioè è bravissimo, cioè il successo ce l'ha, è tutto, però esatto. Non potrà sicuramente, se vuole avere una carriera duratura, non potrà continuare a fare musica così, ma dovrà comunque fare degli step e provare cose nuove, prima o poi arriverà anche lui, vedremo. Detto, però noi comunque però sa farlo, esatto, per adesso ce lo teniamo così, perché continua a fare visualizzazioni, continua a fare canzoni che fanno paura e noi ce le andiamo a ascoltare. Bella Lil Pump, Rax on Rax, oh. Hype Entertainment, sempre noi con esso. Rexo, tra l'altro lui ha chiamato il suo cane, come mi diceva prima Gigi, ha chiamato il suo cane Mister Eschere. E tra l'altro ho visto su Instagram, c'è il profilo Instagram, esatto, ho visto su Instagram tra l'altro che ha fatto un casino stanotte e ha distrutto tutto nella sua cuccia e quindi sì. Lil Pump era molto arrabbiato e si vedeva proprio che era dispiaciuto e quindi sì, proprio non gliene fregava proprio un cazzo che avesse rotto tutto. Sì, ma si vede che i soldi in tasca L'ha già ricoperta quattro volte quello si vede che i soldi in tasca ce li ha e che non gliene frega proprio niente. Sì, esatto. Ma fa bene, esatto. Infatti vorrei avere la sua stessa tranquillità. Chi non vorrebbe averla? Esatto. Ormai ragazzi siamo veramente 17:27, siamo veramente all'atto conclusivo, siamo soltanto tornati per salutarvi e per ringraziarvi di averci ascoltato fino alla fine. Volevo ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti, da Jack, a Tanno, a Matte e Pollo soprattutto, che veramente sta ancora guardando il muro. Sì, che è l'ultima volta che verrà, non lo vogliamo mai più. No, scherzo, Pollo, grazie per essere passato. Un ringraziamento speciale a Loritech. Grazie a te. Un ringraziamento speciale a Winston Gigi. Thank you very much, boys. E vi lasciamo con questa super bomba di questa donna che vi consigliamo di ascoltare, Remy Ma, con Conchated. There's something about Remy. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti, raga, grazie di tutto. Big fella, big money, big pussy. Aguaro, wow.